Cari quaddisti, eccoci al Team Cozzi, prima di gara 1 della MX del campionato europeo, e vediamo due grandi personaggi, uno che scappa, ma non scappa lo zio Ben, l'abbiamo recuperato, grande zio Ben e grande Giuliano Cozzi, due personaggi molto amici tra di loro, hanno corso insieme per parecchi anni e grande stima, e ancora adesso corrono il Team Cozzi, corre con i cerchi DVT. E adesso stanno parlando delle soluzioni. Ricordiamo che hanno primo e secondo tempo del warm up, perché Ben Hortzman della DVT Europe schiera come team a Motoworks DVT all'europeo Jeremy Varnat, che ha il primo tempo nel warm up 52, e Giuliano Cozzi schiera Nicola Montaldini italiano con il secondo tempo in 53 a pochi decimi da Jeremy Varnat. Grande Giuliano. E allora abbiamo visto il Team Cozzi che è andato bene. Sì, dai, siamo difesi. Il periodo nero sembra... Dobbiamo cacciarla via, noi la sfiga la notteniamo. Speriamo. Grande Giuliano. Abbiamo visto un Nicola imporsi come, al di là del pilota italiano attualmente più forte, anche come l'unico competitors per Jeremy Varnat del team Motoworks. Abbiamo visto le tue moto figurare bene in ogni situazione del circuito e abbiamo visto grandi soddisfazioni anche nella gara 1 della QX4 da parte del tuo pilota che ha conquistato la seconda posizione alla fine di gara 1. Giuliano, raccontaci. Mezzi, cosa hai proposto per questa gara? Stiamo andando avanti col discorso sviluppo, perché comunque stiamo ancora sviluppando le moto, che non è facile, perché purtroppo quest'anno sappiamo tutti i budget sono quelli che sono. E ti sei comunque presentato con le moto con l'iniezione, il motore da cross, quindi una grossa innovazione. Esatto, però queste innovazioni qua richiedono molto sviluppo e con i soldi che ci sono lo sviluppo è abbastanza rallentato, quindi non siamo come vorremmo essere, capito? Quindi è molto diverse rispetto alle moto a carburatori, perché abbiamo sentito Mattia che lamentava proprio una grande differenza, un grande incremento delle prestazioni del modello a iniezione, quindi non sì, lo stai sviluppando, sei veramente a un buon punto. È una distribuzione proprio di potenza motore diversa dal carburatore, un po' più fluida. Comunque la potenza motore è buona, poi ripeto, qui è un telaio di una moto, con inserito un altro motore si fa fatica, cioè a tirare il tutto alla perfezione, però ci stiamo mettendo il nostro impegno, ripeto, con dei budget limitati, perché purtroppo questo è avendo dei budget limitati lo sviluppo è rallentato e quindi questo purtroppo ci condiziona un po'. Giuliano, parliamo di pesi, i due mezzi sono veramente diversi, quanto sei riuscito a tirar giù mettendo il motore da cross rispetto al motore da quad? Ma rispetto alla moto vecchia abbiamo tolto ancora 4,5 kg, 5 kg quasi, quindi che tantissimo. Quando si parla di 150 kg sono veramente tanti. Sì, siamo qualche chilo in più, però siamo lì insomma, sì. Perché se parliamo di 180, tirar via 4 kg è poca roba, tirarle via a 160 kg... L'iniezione è molto più leggero, il baricentro più basso, quindi ha già dei vantaggi, masse rotanti interne, albero motore più piccolo, insomma un po' tutto più ridotto. Giuliano, ti stai confrontando per la prima volta con Jeremy Varnat, con il team Motoworks DVT ufficiale, cioè il team ufficiale Can-Am d'oltreoceano. Come ti ritrovi in questo confronto tecnico? Ma noi ci siamo nel campionato italiano, già ci confrontiamo col team Can-Am Motowork, sono gente una succursale, diciamo, via, adesso stai confrontandoti con una succursale di quelle con i fiocchi, sì, beh, ovviamente, perché comunque arriva sempre dall'America, il prodotto arriva da là, la sospensione arriva da là, quindi il prodotto è al top, i loro problemi economici direi che proprio non ne hanno. Non sembra che la crisi li tocchi. Non li tocchi sostanzialmente, quindi noi tocca tantissimo, quindi non ci vogliamo paragonare a loro, ma noi cerchiamo di, insomma, di fare del nostro, e mi sembra che non siamo neanche poi così tanto lontani a loro. Poi dopo, assolutamente, ripeto ancora, l'hanno inventato loro il mondo del quad, c'è da imparare da loro. Grande Giuliano. Giuliano, europeo, 35 minuti. Come la vedi? Dura per i mezzi meccanici, dura per i piloti, stiamo a vedere, vediamo. Tecnicamente parlando, un pilota può scegliere di abbassare anche di 2 o 3 secondi il tempo sul giro
prendendo grosse botte, atterrando in piano dopo i salti, quindi affrontando i salti con più velocità, ma causando grossi problemi al motore, grossi impatti al mezzo, perché atterra su un piano duro dove il mezzo impatta. Sì, qua bisogna anche un po', secondo me, conservare il discorso, gestire un po' il tutto, perché comunque 35 minuti sono tantissimi, le temperature sono elevate, perché ieri sfioravamo i 40 gradi, quindi è un po' tutto un insieme di cose che deve funzionare al meglio. Via. Pensi di comandare tu la gara dei box con indicazione ai piloti, o ai tuoi piloti, a Nicola e a Mattia, hai dato bandiera, ascolta, bandiera piloti, libera e via così? Ai miei piloti c'è poco da comandare, perché hanno due teste di cazzo che, scusa il termine, full gas e via così. Ecco, meno male sono full gas, però via, dai, vediamo, speriamo vada tutto bene, noi ci impegniamo, ripeto, stiamo andando avanti al meglio che, con le nostre forze, ripeto, non siamo il Team Can-Am. Beh, comunque, vabbè, cerchiamo di difendere. Si stanno difendendo i colori dell'Italia in modo più che onorevole, e ci siamo noi, ma nella realtà siete voi. Ci siete voi lì a giocarvi la partita col Team Motoworks di VT e soprattutto con Jeremy Vernacchi. Sì, diciamo poi che comunque è sempre l'europeo, essere lì a giocarsi la prima posizione, Giuliano, è sempre il campionato europeo, quindi. Campionato europeo, per modo di dire, perché la Can-Am non è molto europea. Quindi... però dico, è sempre un campionato ad alto livello, insomma. Grande Giuliano, ti ringraziamo per l'intervista, in bocca al lupo per gara 1 e un arrivederci dopo gara 1 per un punto della situazione. Grazie.